accennato al Bitcoin, ci spieghi che cos'è? Allora, mi serve sempre la lavagna mancina. Vi ho spiegato prima, ok, che la blockchain funziona grazie a delle informazioni che vengono inserite, una verifica di queste informazioni e un'autenticità crittografica delle informazioni collegate a quelle successive. Vi ho detto che però ogni informazione, prima di essere inserita, deve essere controllata da dei minatori, da delle persone, dai loro computer. Però i computer, per controllare queste informazioni, devono essere accesi. Quindi se io sono uno dei controllori, il mio computer deve essere sempre acceso. Quindi consumo della corrente, quindi ho dei costi, perché la pago io la bolletta. Secondo voi, perché delle persone, che vengono chiamate minatori, proprio in paragone con l'oro, perché delle persone devono perdere del tempo e dei soldi a far funzionare un sistema? Per quanto possano crederci, ma perché spendere dei soldi loro per farlo funzionare? Ed ecco che entra in gioco il Bitcoin. Il sistema stesso, questa è la grande genialata, il sistema stesso ha bisogno di queste persone, perché funziona solo se tutti i computer sono connessi. Quindi cosa fa per convincere queste persone a connettere i loro computer? Li paga, li incentiva. L'altra grande rivoluzione della blockchain è il sistema di incentivazione. Cioè la blockchain dice, in proporzione a quanto tu attacchi il tuo computer alla rete, perché più potenza computazionale ha, più funziona, ok? Meglio funziona. Quindi più potenza computazionale tu mi dai a disposizione con tutti i tuoi computer, più io ti pago, in proporzione. Se adesso c'è solo il tuo computer acceso, il 100% del denaro dell'incentivo che in denaro che la blockchain emette va a te. Se invece la metà dei computer sono tuoi, la metà miei, la metà va a te e la metà a me. Se poi abbiamo tu un mega computer, io un po' di computer e lui ha un computer microscopico, lui prenderà uno 0,0001% di quell'incentivo, di quel compenso. Tu ne prenderai di più perché è un computer più potente, quindi hai più potenza, io ne prenderò più o meno la metà, ok? Questo è quello che succede. Chi decide, non essendoci un organo centrale, non essendoci un umano, chi decide quanti soldi dare e come darli? Anche qui è tutto in automatico. Cioè questo sistema è stato creato per autogenerare questi soldi. Cioè dice, se io utilizzo questo sistema, pensateci bene, e poi incentivo le persone che me lo fanno lavorare, che me lo fanno funzionare, dandogli degli euro o dei soldi che esistono al di fuori, non ha senso, perché io creo questo per evitare che usino gli euro. Quindi io devo autocreare i miei soldi. Ma innanzitutto devo fare in modo che i miei soldi siano limitati, perché abbiamo visto che il denaro funziona se è limitato, ok? Quindi io devo fare in modo che siano limitati. Questi soldi sono i Bitcoin. Quindi Bitcoin, innanzitutto bisogna fare differenza, cioè Bitcoin con la B maiuscola e Bitcoin con la B minuscola, per questo si fa spesso confusione. Quando è definito con la B maiuscola, Bitcoin è il protocollo crittografico. Quindi è una sorta di tecnologia nella tecnologia, cioè il protocollo è il sistema che la blockchain utilizza, ok, per generare i Bitcoin con la B minuscola, che sono la criptovaluta, i soldi, il denaro, come fosse euro, dollaro, questi sono Bitcoin con la B minuscola. Quindi abbiamo visto che questo sistema, per funzionare, genera automaticamente dei bitcoin e paga tutte le persone che collaborano, che mettono a disposizione il loro computer con questi bitcoin, che sono finiti, sono limitati, sono 21 milioni. Precisamente sono 20.999.970 o giù di lì, perché c'è stato, non si sa se volontariamente o no, un problema, un bug all'inizio, che ha bruciato alcune decine di bitcoin, quindi non sono 21 milioni, molto vicini a 21 milioni, e vengono emessi, diciamo così, passatemi il termine giusto è minati, con una formula che temporalmente è ben scandita, cioè ogni 10 minuti viene creato un blocco di bitcoin, ok? Ogni 10 minuti vengono emessi nel sistema dei bitcoin, che in automatico vanno divisi tra tutte le persone che in quei 10 minuti hanno fatto in modo che questo blocco si creasse, perché ogni singolo blocco, che è grande x megabyte, viene chiuso, cioè viene riempito in 10 minuti. Attenzione, che è una cosa stranissima, io ho delle informazioni, le inserisco dentro, il blocco viene riempito quando ho inserito abbastanza informazioni. Come fa il blocco ad essere riempito in 10 minuti? È molto strano, no? Perché al di fuori della catena parallela ci sono talmente tante informazioni che possono e devono essere verificate, e dopo che vengono certificate le informazioni, vengono inserite in quello originale. Se invece ci sono informazioni sbagliate qui dentro, vengono singolarmente eliminate e buttate fuori. Quindi ogni 10 minuti, questo meccanismo
avviene crittograficamente, avviene grazie all'informatica, ok? Quindi non lo facciamo noi, lo fanno i nostri computer, che sono programmati dall'algoritmo per metterci esattamente 10 minuti, secondo più, secondo meno. Quindi non importa quante informazioni ci siano, quante veloci vengono inserite, quanto siano complesse, quanto siano vere, quante siano false, comunque ogni 10 minuti un blocco viene chiuso e si passa a quello successivo. E contemporaneamente, ogni volta che viene chiuso un blocco, chi ci riesce, cioè i computer che sono stati a disposizione in quel momento per chiudere quel blocco, è come se gli viene detto, ok, l'hai chiuso, ecco il compenso. E quel compenso sono i bitcoin che vengono prodotti in quei 10 minuti. Quindi corrisponde l'emissione del bitcoin con la chiusura del blocco. Perché il bitcoin viene creato, che poi va a far parte del sistema finanziario, cioè il meccanismo del sistema di pagamento, viene creato solo e unicamente per ringraziare qualcuno di credere nel progetto. E anche qui c'è un algoritmo nell'algoritmo. Questo bitcoin è calcolato in modo per essere preemesso in maniera ben definita ed esponenzialmente decrescente. Cioè, 10 anni fa, quando è nata la blockchain, i primi blocchi usi davano X bitcoin, 50 bitcoin, ok? Ogni 4 anni la formula, ogni 4 anni precisi, dimezza la produzione del bitcoin. Quindi dopo 4 anni, nel 2013, i bitcoin ogni 10 minuti non erano più 50, erano 25. Dopo 4 anni, nel 2017, quindi pochissimo tempo fa, i bitcoin non erano più 25, erano 12,5. Oggi, se tu metti il tuo computer a disposizione della rete, ogni 10 minuti vengono prodotti 12,5 bitcoin e vengono donati come ricompensa a tutti i computer connessi in quel momento. Quindi se in quel momento sono pochi computer o tu hai tanti computer connessi, prendi una grossa fetta. Se in quel momento sono tantissimi, prendi 0,00, prendi pochissimo, pochi centesimi. Per questo ogni 10 minuti a te cambia quello che prendi, perché ogni 10 minuti sono diverse le persone connesse, ma il bitcoin sono sempre 12,5. Dopo 4 anni, quindi nel 2021, tra poco, c'è un altro dimezzamento e bitcoin saranno 6,25, poi saranno 3,12 e così via, fino ad arrivare a zero. Quando è che arriveranno a zero? Più o meno nel 2136, quando raggiungeranno il 21.000.000 bitcoin. Cosa mi permette di dire questo? Ed è una grande rivoluzione che pochi capiscono. Mi permette di dire che noi sappiamo, più o meno per certo, che quando saranno prodotti tutti i bitcoin, non potrei più partecipare a questo meccanismo. Quindi se io non ho bitcoin ma mi servono perché devo spendere, perché le cose vengono utilizzate in bitcoin, l'unico modo che ho per avere quei bitcoin non è più ottenerli così, minarli, ma è andare da chi ce li ha. E che succede? Che tu che ce li hai, tu che ce li hai e io che li voglio, il mercato, quindi voi, decidete il valore di quel bitcoin, che può essere tendenzialmente infinito. Perché oggi con l'euro, col dollaro, cosa succede? Succede che se io ho determinati euro, tra oggi e domani non valgono sempre lo stesso valore. Perché può essere che domani, per salvare un paese, l'Unione Europea svaluta quel denaro o stampa più moneta per salvare delle banche, come succede. E ogni volta che viene stampata anche solo una banconota in più, è una banconota in più che viene messa nel sistema. Quindi anche se in maniera impercettibile, il mio euro che mi sono guadagnato ieri e che quando me lo sono guadagnato ieri valeva 10 euro, oggi ne vale 9,999. Domani ne vale 9,8, dopodomani 9,7. Il motivo per cui nasce il bitcoin, Satoshi Nakamoto, questa persona che non conosciamo, che ha inventato il bitcoin, non sappiamo neanche se è un insieme di persone o una persona sola, si è basata su delle tesi di Wei Dai, un asiatico, che nel 93 diceva una cosa semplice, diceva: come possiamo basare il nostro lavoro, i nostri scambi, la nostra fiducia, tutta la nostra vita su un qualcosa che se rimane fermo perde di valore perché lo decide qualcun altro? Perché non possiamo creare un qualcosa che non ha bisogno di quel qualcun altro? Perché perde valore questo? Perché noi paghiamo quel qualcun altro che deve guadagnarci, no? Il cosiddetto signoraggio bancario cos'è? È chi stampa le monete che dice: a me stampare questa moneta ha un costo, quindi questa moneta che ho pagato per stamparla mi è costata 80 centesimi, vale un euro perché quei 20 centesimi è il mio guadagno per il fatto che l'ho stampata e te la sto facendo utilizzare. Che non è tanto etico, non è giusto. Quindi questo Wei Dai ha detto: perché non possiamo avere un sistema che non solo non ha bisogno di fiducia, quindi lo possono utilizzare tutti senza barriere, ma che tenendolo fermo, immobile, nel tempo, aumenta? Che è un po' impensabile, perché oggi siamo abituati a pensare che i soldi facili non esistono, che qualsiasi cosa che aumenta nel tempo, o se io ti dico dammi 5 euro e domani diventano 10, allora sicuramente c'è una truffa dietro.
Ma non può esserci una truffa, perché? Perché non è un sistema basato su esseri umani o su decisioni umane. È un sistema basato su matematica. Ed è una matematica che, questa matematica, questa produzione di denaro, è basata su una formula che dice: con l'aumentare degli utilizzatori e del tempo, aumenta il valore. Punto. Quindi finché le persone lo accettano tutte insieme, il Bitcoin oggi vale X, domani vale X più 1. Perché è programmato così. Perché oggi se ne stampavano 50, domani se ne stampano 25, la metà. Quindi quello che ho io non vale l'euro, oggi se ne stampano 10, domani se ne stampano 20, quindi il mio euro vale la metà. Ma se oggi se ne stampano 10, domani se ne stampano 5, vale il doppio. Ed è totalmente diverso. Elimina totalmente le banche e può autosostenersi questo meccanismo. Per questo è così pericoloso il Bitcoin, perché ha un potenziale incredibile. Perché noi sapremo che il valore sarà, si chiama deflazione controllata, cioè nel tempo piano piano aumenterà fino ad arrivare ad essere tendente infinito. Perché? Perché aumenterà il mercato che ne avrà bisogno. Quindi se oggi siamo 10 persone vale X, se domani diventiamo 100 vale 10 volte di più, se diventiamo 1000 vale 10 volte di più ancora. Ma non perché qualcuno ha truffato, qualcuno sta perdendo dei soldi, perché c'è talmente tanto mercato che quel valore deve avere quel valore determinato, deve avere quel prezzo. Perché c'è stato un crollo che da 16.000 euro è arrivato a poche migliaia di euro? Perché un anno fa tutti i giornali dicevano: compra Bitcoin, diventi milionario, compra Bitcoin. Quindi che succedeva? Che tutte le persone compravano Bitcoin senza conoscerli. E secondo voi, una persona che ha 2.000 euro di risparmi, per esempio, ok? Compra 2.000 euro di Bitcoin e sente tutti i telegiornali e tutti gli amici che stanno comprando Bitcoin anche loro. Quindi il mercato da 10 persone che eravamo diventa di milioni di persone. Quindi se la matematica alla base funziona, il valore da 2.000 arriva a 20.000, ok? Perché è aumentato il mercato. Ma secondo voi quella persona che non conosceva Bitcoin e che l'ha comprato una settimana prima solo perché l'ha sentito in TV e gliel'ha detto l'amico, che aveva solo 2.000 euro da parte, e mettendolo in Bitcoin 2 settimane dopo ne sono diventati 20.000 euro, li vende? Non li tiene? Io li tengo perché studio la tecnologia, ma lui li vende. Perché non conosce la tecnologia, perché gli hanno venduto quella tecnologia come un gratta e vinci. Quindi dici: io non ci credo, cioè mi hanno regalato soldi, è impossibile. Per vedere se è vero, ritiro, vendo i Bitcoin e ritiro quei soldi. Che succede? Che ritirandoli è uno in meno che esce dal mercato. Quindi quei 20.000 diventano 19.000, poi 18, poi 17, tutti vanno in panico e escono tutti. E l'ultimo rimane col cielo in mano. Ed ecco che il crollo del Bitcoin. Quindi il crollo del Bitcoin ci ha fatto capire solo una cosa, che funziona e che dobbiamo solo spiegarlo alle persone.